Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale andremo a parlare delle novità che ci sono state mostrate nel trailer della giornata di ieri. Inizio col dirvi che questo video sarà meno editato rispetto a quelli precedenti di questa stessa tipologia, perché per farvelo uscire diciamo in tempi accettabili e non a una settimana di distanza dal trailer, avendo meno tempo, essendo riniziate tutte le varie attività, scuola, calcio eccetera, ho dei tagli da fare all'editing, ma comunque direi di non perdere ulteriore tempo e di iniziare subito ad analizzare i primi Pokémon annunciati. Abbiamo Passimian, o Passimian se lo vogliamo pronunciare un po' alla friulana, che è la famosa scimmia rugbista di cui c'era stato già diciamo annunciato l'arrivo, diciamo ecco nel leak che aveva annunciato anche più comunque se non ricordo male. Questo Pokémon di tipo lotta è un Pokémon davvero interessante, l'ho trovato veramente interessante. Innanzitutto si può trovare solo in Pokémon Sole e poi vedremo anche il Pokémon che si potrà trovare in Luna rispettivo, e appunto si potrà ottenere nella versione diciamo complementare di Pokémon Sole attraverso lo scambio. Questo Pokémon, come tutti gli scimpanzé, o meglio, dopo vedremo, vive in gruppi, diciamo, di una sorta di comunità di 20 o 30 esemplari. Questi esemplari, diciamo, sono uniti da qualcosa di più della semplice sopravvivenza, ma anche da un forte legame e da un leader che insieme ai 10 migliori membri va a cercare cibo per tutti gli altri. Questi gruppi hanno una peculiarità, ossia si distinguono per il simbolo che si ritrovano sul braccio, un simbolo che viene deciso dal leader. Compito di questo stesso leader è appunto allenare gli altri in un certo senso, renderli, diciamo, utili alla comunità. Un allenamento molto duro che presenta lo scopo di migliorare la loro capacità di combattere utilizzando delle bacche. Questo allenamento sembra essere così duro che addirittura alcuni rinunciano, come un po' se fosse un addestramento militare. In ogni caso, questi Pokémon attaccano in maniera coordinata e, dato che sono ispirati a una scimmia rugbista a quanto pare, si passano le bacche per attaccare gli avversari in modo tale che rimangano totalmente disorientati. Sembra che utilizzino le bacche più dure per attaccare, mentre invece quelle più morbide sono utilizzate in pratica per spiaccicarle addosso all'avversario ed accecarlo. A quanto pare questi Pokémon qua sono molto esigenti nei confronti del proprio allenatore, pretendendo da quest'ultimo delle doti diciamo da capo, un po' come lo potrebbe essere appunto il loro capo del branco. E se l'allenatore non dimostra abbastanza forza e decisione nel lanciare la Pokéball, sembrano ignorarlo totalmente. La cosa molto interessante di questo Pokémon è che presenta, come moltissimi altri Pokémon di settima generazione, una nuova abilità, Ricezione, un'abilità che gli permette di acquistare l'abilità di un Pokémon che va a capo. Ecco, questa cosa qua la trovo molto interessante perché io mi sono immaginato così sul momento questo Pokémon che gioca safe il primo turno con protezione, con un alleato con un'abilità particolare che fa self-destruct per dire, questo alleato va KO e questo Pokémon potrebbe, senza subire danni perché gioca safe con protezione, gli permetterebbe appunto di acquistare un'abilità interessante. E qua secondo me con questo Pokémon usciranno moltissime belle strategie per il battling, ne sono più che convinto. In ogni caso, nonostante sembri una scimmia normalissima, è alta 2 cazzo di metri, quindi è un gigante incredibile. E diciamo è un Pokémon interessante, lo trovo davvero interessante anche perché si avvicina molto agli umani. E forse mancava effettivamente un Pokémon scimpanzé che, come dire, vivesse in una comunità con altri Pokémon suoi simili in questo modo come fanno le vere scimmie. E nulla, lo trovo davvero interessante effettivamente. La controparte di questo Pokémon è una controparte in tutti i sensi e adesso vedremo anche il perché. Questo Pokémon si chiama Oranguru, è un po' più basso, è alto 1,50 m e pesa 76 kg. Un typing interessante, normale psico, per un Pokémon altrettanto curioso. Questo Pokémon appare ovviamente solo in Pokémon Luna e sarà ottenibile in Sole tramite scambio. Però a differenza della sua controparte, questo Pokémon anziché vivere in comunità vive completamente da solo nel profondo delle foreste, da come si poteva capire da quel ventaglio a forma di foglia che si ritrova. Molti pensano che questi Pokémon, molti pensavano in antichità che questi Pokémon fossero veri e propri umani e che fossero una sorta di eremiti che vivessero da soli nelle foreste, tant'è che erano chiamati gli uomini delle foreste. Questi Pokémon, nonostante il loro aspetto molto burbero, sono molto generosi e spesso forniscono cibo a chi ne ha bisogno.
La loro somiglianza con gli uomini si vede anche nel fatto che spesso sono stati colti a utilizzare strumenti che solo gli uomini sanno usare, come ad esempio le Pokéball. Per tale ragione non è molto facile soggiogarli per un allenatore, che dovrà diciamo instaurare con loro un legame molto molto amichevole, essendo Pokémon non molto soggetti alla sottomissione di umani. Questi Pokémon, come abbiamo visto prima, portano un ventaglio che sembra essere fatto con delle foglie della foresta, usando appunto queste foglie come per farsi aria da soli e anche ciuffi di pelliccia. Questo Pokémon presenta una mossa molto bella, che secondo me è davvero interessante, in posizione, che costringe il bersaglio di questa mossa a fare la stessa mossa nello stesso turno. Questo potrebbe voler dire che se io, ad esempio, come si è visto nel trailer, avessi un Pokémon che utilizza Surf, volessi fargli fare due surf di fila, potrei utilizzare una mossa in posizione, questo Pokémon attaccherebbe due volte di fila, un po' come se fosse un Mega Kangaskhan, solo che gli attacchi non saranno come per Mega Kangaskhan, che sono uno a totale potenza, intanto ho spaccato tutto, e uno a metà potenza, ma saranno entrambi della stessa potenza. E la cosa potrebbe rivelarsi molto interessante, perché anche in questo caso potrebbero svilupparsi delle strategie interessanti. Perché vi ho detto però che questo Pokémon è esattamente una controparte di quello precedente? Perché sono entrambi gorilla, ma sono dei gorilla diversi. Sono, uno è un Pokémon molto che vive in una comunità, aggressivo perché attacca. Questo qua invece è un Pokémon solitario, ma è generoso perché dà il cibo. È un Pokémon placido, lo si vede da quello sguardo lì, non puoi dire che questo qua fa la guerra. E questa cosa mi è piaciuta sinceramente, perché di solito le controparti dei Pokémon non avevano sta gran differenza fra di loro. Penso a Gotytail e Reuniclus, non è che fossero due Pokémon che divergevano per carattere, erano semplicemente due controparti, mentre invece qua abbiamo due controparti nel vero senso del termine. E la cosa, devo dire, che è davvero ottima. Sono poi state rivelate le due evoluzioni di Rockruff, ossia Lycanroc forma mezzogiorno e Lycanroc forma mezzanotte. Iniziamo dal primo. Ci viene detto che questo Pokémon, grazie all'influenza di Solgaleo, attenzione, non del sole, di Solgaleo, si evolverà nella sua forma mezzogiorno. È un Pokémon come quello precedente, solitario, che non vive in branchi, ma che anzi marchia il suo territorio e evita che altri suoi simili entrino in quest'ultimo, appunto per non creare lotte inutili. Questo Pokémon però, nonostante sia molto diciamo schivo e solitario, è molto ubbidiente e si fida ciecamente del suo allenatore, soprattutto se quest'ultimo comprende, o meglio ha compreso, il periodo che precedeva la sua evoluzione, che era un periodo di totale ribellione. Una cosa interessante anche qua, perché vorrà dire che il nostro Rockruff, se ne avremo in squadra 1, avrà degli atteggiamenti strani per dire quando dovrà evolversi. Con questo cosa intendo? Che probabilmente non ci ascolterà. Sarà un Pokémon molto, diciamo, particolare, in quanto magari, non so, a 2 o 3 livelli prima dell'evoluzione comincerà a disobbedire, come se fosse un Pokémon ricevuto tramite scambio che non ci obbedisce perché non abbiamo abbastanza medaglie. Ed è un'idea che secondo me potrebbe starci tranquillamente, dato che comunque noi non avremo più, essendo che le medaglie sono, diciamo, scomparse. O meglio, magari lo faranno in un altro modo questo discorso, però non avendo più le medaglie non ci saranno più Pokémon ricevuti tramite scambio che ci obbediranno, e questo potrebbe essere un modo invece per non far scomparire totalmente questa, diciamo, caratteristica che c'è sempre stata in Pokémon e che non è mai stata sgradita, insomma. In ogni caso, questo Pokémon combatte in maniera molto particolare, infatti utilizza movimenti molto repentini, tant'è che la sua mossa peculiare è Roccia Rapida, che presumo sia una sorta di geloscheggia di tipo roccia, una mossa quindi ad alta priorità, un po' come attacco rapido, extra rapido, insomma ce ne sono tantissime di questo genere. Passiamo ora alla forma notte di Lycanroc, una forma che al contrario di quella precedente si evolve grazie all'influenza di Lunala. Appunto, ottiene la forma notte, questo Pokémon ha delle strategie di combattimento diverse dalla forma del giorno. Difatti, diciamo, stuzzica in un qualche modo l'avversario, lo incita ad attaccare per poi contrattaccare e mandarlo KO in un solo colpo. È un Pokémon questo che non teme il dolore, e questo gli permette di attuare quest'ultima strategia nel migliore dei modi. I suoi occhi si illuminano al pensiero della lotta, è un Pokémon che è fatto per lottare e che non vede l'ora di lottare, e difatti
questo Pokémon ripone la massima fiducia negli allenatori che sono in grado di sfruttare le sue potenzialità, mentre invece schifa in un certo senso quegli allenatori che non accettano, diciamo, che non riescono a sfruttarlo a pieno e dei quali non approva gli ordini. La sua mossa peculiare è appunto Contrattacco, che è una mossa che contrasta gli attacchi fisici arrecando il doppio del danno ricevuto, che è contatore, quindi ottimo. Che dire di queste due forme dello stesso Pokémon? Le trovo molto carine, mi piacciono davvero tanto e soprattutto sono rimasto stupito a sapere che si evolvono grazie all'influenza di Lunala e Solgaleo. Di conseguenza sono Pokémon relazionati a questi ultimi e sinceramente li vedo un po' come lo Zoroark di nuova generazione. Un Pokémon che ha, diciamo, una sorta di, fra virgolette, aura mistica. Che ha del leggendario, ecco, così si può dire. E infatti qua è legato ai leggendari. E anche d'aspetto mi piacciono molto, se non fosse che la forma notte è molto simile a Zoroark, diciamo, perlomeno nella sua forma, ecco. E nulla, penso che questi due Pokémon saranno molto interessanti all'interno del gioco. Una cosa che non mi è piaciuta è il fatto che la forma notte non abbia acquisito il tipo buio, ma che sia rimasta solo di roccia. Un Pokémon che di roccia sinceramente ha davvero poco per il momento. Avrei preferito che diventasse un roccia buio, dato che anche Rockruff è di roccia. Però, vabbè, cosa ci possiamo fare? Accontentiamoci di questi due Pokémon che comunque sono spettacolari. E sinceramente non so se li prenderò nel mio team di Sole e Luna, anche se è molto probabile. In ogni caso, prendendo Luna, io molto probabilmente sono contento di averla forma notte, perché sinceramente la trovo più carina di quella giorno. Prima di passare alle prossime informazioni, vi faccio notare una cosa che si è vista nel trailer. Passimian, la scimmia rugbista, combatte ad un certo punto con noi, che abbiamo in squadra tipo 0. Ora, su tipo 0 si è speculato davvero tantissimo sul fatto che lo avesse solo Iridio, per il semplice fatto che fosse, diciamo, legato, diciamola così, alla trama di Pokémon Sole e Luna. Il fatto che in questo momento si veda che questo Pokémon invece può appartenere anche a noi mi fa pensare a due possibilità. O tipo 0, dopo tutta la solfa della trama principale, si unirà a noi e questo screen è uno screen che ci è stato fatto vedere in un possibile dopo trama, in un post trama. Oppure forse questo Pokémon non è così importante come sembra. Magari ce ne sono più in giro. Quindi staremo a vedere che cosa succederà, perché in questo momento, vedendo tipo 0 dalla nostra parte combattere un normalissimo Pokémon selvatico, mi viene da pensare: ma non è che questo Pokémon magari in realtà sia solo un Pokémon normalissimo e che noi ci stiamo facendo tantissimi viaggioni sopra qualcosa di cui sostanzialmente non abbiamo bisogno di discutere? Potrebbe essere tranquillamente possibile, staremo a vedere. Passiamo alle introduzioni un po' più specifiche. È stato rivelato infatti il Poké Relax e quella che sembra essere un'ampliazione migliorata del, diciamo, della personalizzazione del personaggio. Dico migliorata perché ad esempio si sono visti dei capelli viola, per dire, che in Pokémon X e Y, se non ricordo male, erano impossibili da fare. E quindi sì, una funzione decisamente migliorata, ma in ogni caso volevo parlarvi del Poké Relax. Quello che sembra essere il nuovo Pokémon Io e Te e che sembra, diciamo, consentire però delle funzionalità un pochino diverse e aggiornate. Difatti sarà possibile pulire i propri Pokémon, dare da mangiare a questi ultimi, curarli da avvelenamento e paralisi e, diciamo, consolida un po' come il Poké Io e Te l'amicizia. Quindi un Pokémon che viene utilizzato molto nel Poké Io e Te sarà in grado, per esempio, di evitare gli attacchi o addirittura di mandarli, diciamo, di mandare KO più facilmente l'avversario o di resistere invece a un attacco che lo manderebbe KO, un po' come se fosse un nuovo vigore. Un'introduzione che mi piace in un certo senso, perché non vorrei che curare un Pokémon dal veleno dalla paralisi diventi troppo facile. Mi spiego meglio. Se io mi trovo all'interno della Lega Pokémon, poniamo caso che ci sia una Lega Pokémon ad Alola, e avessi da, diciamo, affrontare un Super 4 con un Pokémon avvelenato paralizzato e non avessi cure totali, penso che sia troppo facile andare sul Poké Io e Te, strofinare un po' il Pokémon con un oggetto e poi si cura. Spero che non sia consentito farlo, ma che lo si possa fare solo magari su un percorso, anche perché altrimenti, signori miei, gli antidoti, gli antiparalisi e le cure totali, basta, non ci servono più a niente, c'è il Pokémon Io e Te, cosa mi serve sta roba? Prima di passare alle nuove mosse Z annunciate,
Vi informo che la banca Pokémon sarà compatibile con Pokémon Sole e Pokémon Luna. Difatti, i Pokémon che verranno depositati da XY, da Rubino, Mega, Zaffiro, Alfa saranno importabili nei giochi di settima generazione. Ma comunque andiamo a parlare delle mosse Z annunciate. Sono state infatti rivelate le mosse Z peculiari di Pikachu e di Eevee. Quella di Pikachu è Super Pika Boom, che è ridicola. Fatemelo dire, è ridicola. Allora, a parte il balletto schifoso che Pikachu fa con l'allenatrice, ma poi l'allenatrice lo prende e lo lancia. Lo lancia. E questo è l'attacco di Pikachu più potente in assoluto. Cioè, viene lanciato letteralmente. Sinceramente, a me fa ridere. Poi magari è fortissimo, però obiettivamente non lo posso prendere sul serio un attacco del genere. Pikachu che fa un balletto stile fusione di Dragon Ball e che poi viene catapultato nello zoo dal suo allenatore. Sinceramente non mi piace per nulla, mentre invece ho apprezzato tantissimo la mossa Z di Eevee. Questa mossa si chiama potenziamento Eeveeluto, Evoluto, non so come pronunciarlo, che permette, diciamo, ad Eevee di convogliare al suo interno tutte le peculiarità delle sue evoluzioni. Infatti appare, diciamo, nel trailer l'intero lo schieramento di tutte le evoluzioni di Eevee che gli donano i loro poteri, e questo Pokémon aumenterà di 2 stadi tutte le sue statistiche. Oddio, oddio, l'abbiamo preso nel culo tutti. Eevee nuovo metagame 2017. Secondo me sarà una cosa impressionante sto Eevee. Perché è tipo come se utilizzasse 2 volte forza antica e si boostasse 2 volte di fila, cioè non lo fermi più sto coso. Alla fine del trailer sono poi state mostrate 2 nuove ultra creature che in realtà erano già state leakate da CoroCore e mostrate in un altro screen, ossia UC02 Expansio e UC02 Elegancia. Ora andiamo a parlare di Expansio. Questa ultra creatura è una creatura tutta muscoli, che a quanto pare però non è ancora, diciamo, inquadrata bene, nel senso che non si sa bene quale sia la sua potenza. Però, come si può notare benissimo dalla sua struttura fisica, se questo qua ti tira un pugno ti stecca. E comunque presenta anche questa sorta di, chiamerei bocca a becco, una sorta di becco che sembra essere più duro del diamante a quanto pare, ma non si sa ancora se questo becco sia appunto utile, diciamo, alla battaglia o se sia solamente lì per mangiare. In sostanza, mentre invece poi abbiamo UC02 Elegancia, che è invece una ultra creatura, diciamo, abbastanza all'opposto. È, diciamo, molto magra, delle gambe sottili che le permettono di fare degli scatti impressionanti e molto veloci, come di fatti si vede nel trailer. È un Pokémon, scusatemi, è una ultra creatura, devo ancora abituarmi, che ha una caratteristica veramente interessante sulla quale poi andremo a parlare più approfonditamente. Infatti, a quanto pare, riesce ad ammaliare qualsiasi Pokémon, indipendentemente dal suo sesso, dalla sua tipologia. Riesce ad ammaliarli tutti. A questo fenomeno hanno provato in molti a dare risposte. Alcuni pensano che si tratti di feromoni, altri pensano si tratti del suo aspetto ipnotico. Ora, premesso che lo sapete benissimo, questa qua è uguale a Samina. Ci viene confermato anche perché viene detto che attrae tutti i Pokémon e Samina dice: "Il mio amore per i Pokémon è incontrastato", quindi sì, fermi tu, calma. È lei. È lei. Punto. Mentre poi, invece, volevo farvi notare un'altra cosa. UC02 Expansio ha gli stessi tratti di Iridio. Ora mi chiedo, visto che UC02 Expansio apparirà solo in una versione, mentre invece, ossia Pokémon Sole, mentre invece UC02 Eleganzia apparirà solo in Pokémon Luna, mi chiedo, ma non è che questi due giochi avranno due trame completamente diverse? Mi spiego meglio. In uno appare una creatura, nell'altro ne appare un'altra. Una sembra essere palesemente Iridio, l'altra sembra essere palesemente Samina. Ora mi chiedo, quindi come si svolgerà la situazione? Voglio dire, Samina è il cattivo? Ma se non appare in una versione, allora nella versione potrebbe essere il buono, mentre invece potrebbe essere Iridio il cattivo, dato che UC02 Expansio appare. Potrebbe essere per la primissima volta che ci sia una differenza sostanziale, perché si tratta di differenza sostanziale, tra le due versioni Pokémon, perdonatemi. Questo potrebbe voler dire, appunto, che queste due, diciamo, creature, che, diciamo, stiamo facendo una trama
su un qualcosa che in realtà poi potrebbe essere, diciamo, totalmente diverso, perché magari in una versione abbiamo un iridio cattivo e una samina buona, mentre invece nella versione complementare potrebbe essere il contrario. Pensateci, perché sarebbe davvero qualcosa di veramente figo. Il fatto che ci siano UC02 e UC02, le due UC che sono la stessa persona ma differente, che sembra essere un concetto simile alla Trinità o l'ho studiato oggi con Sant'Agostino, mi fa pensare che potrebbe succedere qualcosa che non siamo in grado in questo momento di concepire. In ogni caso, spero che il trailer vi sia piaciuto e che anche questo video informativo vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione, fatemi sapere la vostra su tutte queste novità e noi ci becchiamo in un prossimo video.